Ragazzi, dalla creativa ho preso queste pozioni di invisibilità perché adesso dobbiamo splasharcele addosso immediatamente, andare da Gabri. Guardatelo là. Allora, praticamente, no, per chi non lo sapesse, Gabri a volte si comporta in modo molto strano. E questo è uno dei suoi soliti mondi, no? Uno dei soliti mondi che apre e poi dopo io ci entro e ovviamente vedo un po' di cose strane che lui fa. E lui ha un particolare legame con il Dio Lama. Non sappiamo il perché, cioè nel senso c'è questo Dio Lama e niente, a Gabriel piace molto il Dio Lama, cosa vi devo dire, lo ama a quanto pare, forse, non ne ho la più pallida idea in realtà, però ecco, io mi sono messo in creativa perché con la creativa adesso posso, a parte che sono invisibile, quindi bellissimo, e poi dopo posso pure ovviamente spiarlo meglio, chissà che cosa farà, e poi guardate che comunque anche lui è in creativa, però non so perché... Ma com'è che... Ah, mette delle spugne. Ecco, non so perché sta facendo questa cosa, per esempio. Cioè, lui apre un mondo di Minecraft e fa queste cose. Cioè, vi rendete conto che non è una cosa normale che tutti fanno? Cioè, perlomeno, magari si fa una volta per divertirsi. Ma il punto è che lui lo fa ogni giorno. Cioè, vabbè, ogni giorno adesso non è proprio così. Però, comunque, lo fa spesso. Ed è abbastanza strana come cosa. Cioè, mi fa pensare questa cosa. E poi, comunque, il mare non si può togliere, a quanto sembra. Veramente mi sembra molto strano. Cioè, poi lui ha aperto questo mondo solo ed esclusivamente per, boh, per fare queste cose. Cioè, con quale scopo? Con quale scopo? Eccoci, spawna il lama. Ecco, ha spawnato un lama. Vedete, vedete? E lo sta portando in giro. Cioè, lui proprio ha questo legame con il dio lama. E non sappiamo il perché. Ma dobbiamo scoprire, cioè, dobbiamo capire il perché. Cioè, o almeno lui dice comunque che, non lo so, il Dio Lama gli parla, che queste cose qua. Ma non so che cosa gli parla, sinceramente, non so che cosa sente, non so che cosa ne sente. Non ho idea di dirvi cosa... Non lo so, ragazzi, non so, semplicemente non so. Cioè, non so se vedete il fatto che io veramente non so cosa pensare di Gabri in questo momento. E poi, peraltro, io vorrei anche spostarlo in questo momento per vedere se... Mi dice la verità. Ecco, sta strangolando praticamente un lama. Ma è un fuori di testa. A parte che come fa? Cioè, nel senso, non pensavo si potesse fare così. Il lama è un palloncino. Cioè, non... mi sembra strana questa cosa. Quindi adesso meglio se lo sposto. E quindi, oh porca puzzarda, vediamo un attimo se riesco a fare qualcosa. Eccoti qua, ciao Gabri. Budis, ciao. Ciao, allora, dimmi un po' che cosa staresti facendo. Eh no, sono su un mio nuovo mondo adesso. Ah, cosa stai facendo su quel mondo? Dimmi un attimo. Inizio un'altra vanilla. Ah, un'altra vanilla? Vanilla, come al solito. Eh sì, perché dell'altra mi sono un po' stufato. Lo so, ma che tu fai sempre nuove vanilla, eccetera. Un pochino, sì. Sì, a me piace fare nuovi mondi. Sì, lo so, vedo, cioè vedo nel senso... Insomma, capisco che ti possa piacere fare nuovi mondi, va bene. Sì. Allora, niente, ci vediamo e buona vanilla. Buon tutto, ciao. Ciao. Mamma mia, che cringe, ragazzi, avete sentito? Cioè, eravamo tutti e due, facevamo finta perlomeno di essere imbarazzati. Cioè, non lo so, in realtà, secondo me lui era imbarazzato. Io facevo finta perché avevo sentito che era imbarazzato. Proprio per fare, sì, tipo come se ci dovessi credere. Sì, come no, stupido. Cerca di fregarmi, invece non mi frega, sai. Non mi frega affatto questo qua, non mi frega affatto. Che devo chiamare qualcuno, perché devo chiamare un esorcista? Dimmi un attimo, forse a lui piace il Dio Lama, lo so. Ci sono troppe cose che non quadrano, c'è sempre qual quadra che non cosa in queste situazioni molto... strane. Uey, ma cosa sta? Ma sta strangolando il lama, ma è un fuori di testa completamente. Povero. Ma ho ucciso un lama. Aiuto. Ma forse adesso. Ecco, secondo me piange adesso. È triste, vedete? Perché forse non lo voleva uccidere. Certo che però portarlo in giro volando non è una buona idea. Invece, adesso cerchiamo di capire che cosa ha in mente. Perché secondo me adesso vuole fare qualcos'altro. Ecco, niente, altre mucche. Prende le mucche e adesso le porta via. Ma cosa sta facendo? Ma cosa fa? Ma vi sembra normale come cosa? Cioè, sta strangolando le mucche adesso. Povere mucche. Ovviamente su Minecraft, non nelle realtà. Quindi, cioè, si può fare, no? Su Minecraft tanto non è che vivono. Quindi, cioè, nel senso... Si può fare, tranquilli signori, si può fare. Oh mio Dio, sta torturando letteralmente le mucche, ma è un pazzo completamente fuori di testa. Cioè, ma cosa sta facendo? Ma non è normale come cosa, ma si rende conto che facendo così sembra completamente fuori di testa? Cioè, in realtà, secondo me, dice che ha aperto un suo mondo, quindi non sa che noi siamo dentro questo mondo. Cioè, certo, potrebbe benissimo vedere, però, non lo so, secondo me è un po' deficiente, quindi non lo fa. Ecco, è talmente deficiente che appende delle mucche e le strangola.
Per farvi capire. Comunque mi devo togliere questi occhiali, perché io gli occhiali nei video non li dovrei portare. Poi dovete sapere che quegli occhiali io, cioè, non è che sono da vista, semplicemente sono per riposare gli occhi al PC. Non so se vi interessava qualcosa, ma non è che io in giro porto gli occhiali, ecco. Sarebbe abbastanza brutto, mi dispiacerebbe molto portare in giro gli occhiali. Infatti non li porto affatto, anche perché sarebbero inutili questi occhiali. Comunque non parliamo di occhiali, ma parliamo di Gabri. Questo Gabri che sta facendo cose, ma mi sembra proprio strano. Cioè, ha pure preso una barca. Boh, cioè, comunque queste cose non me le spiego, veramente. Credo di aver perso Gabri. Mannaggia, dove cazzfiterina è finita? Stavo pure per dire una cosa. Purtroppo è successo un inconveniente, assurdamente inconvenientemente remente, e quindi sono dovuto andare. Però tranquilli che adesso lo ritroviamo. Magari, forse mi dovrei tippare, chi lo sa. Però è che ho paura che magari lui lo veda in chat, capito? Perché se io mi tippo, poi lui lo vede sto schifoso. Cioè, ne sono abbastanza sicuro, perché lui tiene la chat. Quindi ho un po' di paura che, non lo so, ho visto qualcosa qua. C'era una figura qua sotto. Cos'è che era? C'era tipo una figura. Ma non è che. Scusate un attimo. Mi sto leggermente inquietando. Anche perché poi Gabriel è scomparso. Poi. Oh, raga. Ma cos'è? Ma mi sta guardando poi? Ma cosa sta. Ma come fa a vedere? Aspetta. No, fermi un attimo. Allora, fermi un attimo. Questo è. No, raga. Non potete capire. Questo è Inv. C'era dall'inizio del canale. È scomparso. Allora, vi spiego tutto. Allora, cerchiamo di mantenere la calma, perché qua non va bene. Allora, praticamente questo Inv ci sta perseguitando da un bel po', dall'inizio del canale in realtà. Praticamente dall'inizio del 2020, da aprile forse, da quanto mi ricordo. E però era scomparso per qualche mese, adesso si sta rifacendo vedere ed è per la prima volta. Ma non è che per caso. No, aspetta un attimo, devo. Perché in questo mondo si è fatto vedere? Si è fatto vedere in questo mondo, secondo me, perché c'entra col Dio Lama. C'entra con Gabri. No, aspetta, allora devo parlare con Gabri, per forza. Devo chiamare Gabri, allora. Lo sposto un attimo. Gabri? Dunis? Tu non sai che cosa io ho appena visto. No, non lo sai cosa ho appena visto. Cosa hai visto? Ho visto Inv. Ma dove? Nel mondo, qua. Cioè, allora, scusa. Ma in quale mondo? Cerco di spiegarti, perché non sapevi che tu eri nel mio mondo. Allora, cioè, cosa sto dicendo? Allora, io sono entrato nel cosa? Tuo mondo, ok? Premi tab. Ok, premi tab. Ah! Esatto. Io sono nel tuo mondo, ok? Mi vedi? Sono nel tuo mondo. Sì, ti vedo, che schifo. Ecco. Però nel tuo mondo c'è Inv. Ma com'è possibile? E non scherzerei su questa cosa, giuro. Cioè, c'è Inv, sono abbastanza. Io, allora, mi sto chiedendo come caspita sia possibile che è da mesi che non si fa vedere. È da mesi. E ti ricordi che ipotizzavamo, eh sì, me lo ricordo, anche che c'era, che tipo era un hacker, eccetera. Ecco, non sappiamo adesso se è veramente poi un hacker oppure un'entità. È scomparso, cioè. E adesso si è fatto vedere proprio nel tuo mondo. Secondo me, Gabri, io te la butto lì. Non è che per caso Inv c'entra col diorama? Perché oddio, può essere. Si è fatto vedere in questo mondo dove tu stavi trascinando dei lama, che io ho visto tutto, ti stavo spiando peraltro, no? E quindi non mentire, era per il Dio Lama che eri qua, vero? Sì. Eccoci. Allora, comunque rispondimi subito. Scusa. Che poi non so se lo sai, ma io sto facendo un video, poi dopo vedrai il video. Quindi immaginavo, visto che mi hai detto di parlare così. Ecco, bene. Quindi, praticamente, ecco, cioè, questo Inv potrebbe centrare col Dio Lama, stavo dicendo. Però il Dio Lama è un po' un problema, no? Perché. Sì. Vuol dire che per tutto questo tempo Gabri ti ha ingannato, se era il Dio Lama. Sì, infatti. Quindi ora com'è che facciamo? Cioè, nel senso, vabbè che magari siamo nell'istanza con gli SCP, quindi forse anche questo può aver influenzato. Ma non è un caso, secondo me, che si è fatto vedere proprio in questo mondo. Cioè, nel senso, secondo me non è un caso. Secondo me è proprio che c'entra il Dio Lama. Cioè, tu hai mai notato qualche strano comportamento del Dio Lama, dato che ci passa? Cioè, non so come poi ci comunichi. Mi pare con l'acqua. Non ricordo di aver visto. Ma stai parlando, basta, ma sei normale. Ti ho detto che è un video, concentrati, okay? Scusami. Perché fuori dal video ovviamente non è che parli così. Però, cioè, nel senso, giuro che sto registrando. Poi dopo questo video andrà in giro. Quindi niente, cercheremo di capire meglio come funziona questo mistero. Poi fra poco avvieremo anche un nuovo mondo degli SCP. E quindi vedremo tutto quanto. Se si farà vedere, allora boh, non lo so. Cercheremo di capire, di trovare appunto il mistero più in profondità, ecco. Cercheremo di capire meglio. Intanto niente, noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. E Gabri, io sono completamente sconvolto da questa cosa che è appena successa. Pure io, non immaginavo.